l'italianizzazione dei nomi, oppure questa cosa di vedere le altre persone, quanto è cambiato, quanto il tuo senso di appartenenza si è fatto sentire quando sei arrivata a Tangeri? Quando sono arrivata a Tangeri ho scoperto la mia appartenenza, perché in realtà prima non sapevo nemmeno cosa volesse dire essere italiana in realtà. Quando sono arrivata a Tangeri ho scoperto di essere italiana, perché non c'è niente di più, come dire, identitario, di più, non c'è niente che ti porti di più a sentirti appartenente a qualcosa che ritrovarti in un'altra cultura, in un altro contesto, per cui in effetti io mi sono sentita profondamente italiana. Avevo sentito sempre parlare dell'Italia. Mio padre, in quanto trentino, diceva: italiani, sotto l'Adige tutti terroni, tutti italiani. E io quindi dicevo l'Italia, così avevo quasi un atteggiamento. Quando sono arrivata a Tangeri, l'Italia mi è sembrata un posto splendido, perché era la mia Italia, era mia, e quindi in qualche modo non c'è niente di peggio dal punto di vista nazionale che mandare qualcuno fuori, perché ci si aggrappa alla propria identità nazionale in maniera assolutamente acritica. E invece della diversità e delle lingue ne hai fatto poi la tua professione. Assolutamente sì. Ecco, io quando sono tornata ho capito che c'era questo enorme patrimonio che dal punto di vista così cognitivo, cioè ho messo insieme, sapevo tante belle cose, però non sapevo parlarle, non sapevo usare, non incontravo la gente che usava queste lingue e non riuscivo a creare nessuna relazione. E lì è stato tutto un recupero per cercare di descolarizzare le mie lingue, cioè cercare di trovare un modo per viverle veramente queste lingue, perché io le avevo veramente imparate, e non erano mie, non erano le mie lingue. E allora ho cominciato ad andare in giro, ho cominciato ad andare in Francia, dove sono diventate le mie lingue, perché naturalmente la Francia c'erano tanti francesi, per esempio, persone che io ho amato tanto. E poi c'erano la Spagna, c'era l'Inghilterra. Un po' alla volta ho recuperato in quella che è diventata la mia professione, questo rapporto proprio con la lingua che deve essere vissuta. E lì, nella mia professione, io sono diventata insegnante di lingue, ho recuperato tutto quello che era stata la mia esperienza precedente, e ho capito che la lingua, per impararla, bisogna viverla, bisogna essere qualcuno che fa delle cose meglio. Quindi tutto ciò che potevo lo dovevo vivere in modo autentico dentro questa lingua, e questo l'ho fatto con i miei alunni. Anche da questa esperienza alla fine hai recuperato qualche cosa? Ho recuperato tantissimo oggi. Quando vedo questi giovani che arrivano, che entrano nelle nostre scuole, so che per loro è un grande trauma quello di non essere più dentro il loro contesto, e che la lingua che a loro viene offerta deve essere offerta con molta, molta, come dire, semplicità, ma anche con molto rispetto per la loro esperienza precedente.